Buonasera, siete ben sistemati al sole, all'ombra, comunque l'ombra vi garantisco che si allungherà, quindi fra un po' sarete tutti comodi all'ombra e al fresco del monastero di Montebello. Invito Maria a fare i saluti in qualità di padrona di casa, perché non smetterò mai di ricordarlo che molto spesso siamo in proprietà private, come in questo caso, quindi è grazie alla disponibilità, l'apertura, la generosità dei proprietari che riusciamo a imbastire un festival in cui si utilizzano le piazze dei centri storici, le castella e poi le ville intese come proprietà private. Questo è uno dei casi, è un monastero ma pur sempre uno spazio privato che loro gestiscono con tanto amore. Maria, saluta. Buonasera a tutti, grazie di essere qua, questa è la seconda serata, ieri sera eravamo in locanda, stasera qui al monastero e non potevamo mancare insomma di farne una anche al monastero, che appunto è il cuore di questa esperienza di 40 anni di lavori vissuti sul campo, anche in senso proprio pratico al campo, fisico il nostro. E introduciamo subito l'aspetto del fisico e della fisica. Vi lascio ai relatori che non vediamo l'ora di ascoltare, Roberto e Francesco, benvenuti, grazie Nino e Paolo per l'organizzazione di Ville Castella e buona serata a tutti. Grazie Maria, grazie a tutti voi e continuiamo questo pomeriggio densissimo iniziato 2 ore fa con la proiezione del film di Ceronetti, che ha mosso un grande interesse, per così dire ha già scaldato il pubblico, sono già partite tantissime domande acute, intelligenti, che sono una caratteristica del pubblico di Ville Castella, devo dire. Più di un relatore si complimenta con noi perché abbiamo un pubblico edotto, consapevole, sveglio. E qui a guardare dai video c'è molta curiosità circa questa relazione, la quale ha suscitato molta curiosità anche a me quando ne sono venuto a conoscenza. Con noi abbiamo, lo sapete, Roberta Rio, che è una storica, docente universitaria a Svizzera, quindi una persona, noi diremmo, seria, molto seria. E Francesco Alessandrini, che ugualmente è una persona seria, un ingegnere, progettista, anche lui docente universitario a Udine, già stato docente universitario, i quali sono qui a parlarci di Ettore Majorana. Come si fa a parlare di Ettore Majorana? In fondo no, c'era sembrato di sapere ormai tutto, ci sono stati degli special televisivi anche nelle ricorrenze recenti. Io personalmente già credevo di sapere tutto quello che era possibile sapere su Ettore Majorana. Invece arrivano loro due, dall'Austria, dalla Svizzera, dal Nord Italia, a raccontarci una storia radicalmente diversa, soprattutto negli esiti. E adesso ve la faccio raccontare direttamente da loro perché molto appassionate. Poi come sempre li ho invitati a lasciare il tempo opportuno a che voi possiate fare le domande del caso, e credo che saranno tante e numerose. Grazie dell'intervento e buon ascolto. Così? Buonasera. Benvenuti. Per me, Francesco, è una grande gioia essere qui e in questa cornice così particolare, familiare anche. Abbiamo già visto ieri sera, come diceva adesso Nino, un pubblico veramente speciale. E vi accompagniamo oggi in un viaggio un po' particolare, in cui verrete sollecitati forse, affascinati, forse provocati, non lo so, lo vedremo dopo, abbiamo tempo appunto per parlare insieme. Quello che possiamo dirvi subito è che noi non siamo qui a convincere nessuno, portiamo avanti quello in cui crediamo e sappiamo che c'è un'emergenza, l'emergenza è la sopravvivenza della razza umana, e con questa pulizia e autenticità portiamo avanti questa informazione. E dicendo anche che lasciamo le porte aperte per tutti coloro che avessero desiderio di approfondire gli argomenti che questa sera vi proporremo a volo d'angelo. Sono una storica, mi piacciono le storie e desidero iniziare raccontandovi come mai siamo arrivati qui. Francesco e io ci conosciamo da 18 anni, dal 2010 lavoriamo in maniera costante su svariati temi. Nel 2016 la vita ci ha portato davanti a questo tema, che ci ha lasciato al momento incuriositi, perplessi, insomma, ci ha portato a un confronto anche personale. Nel giugno poi dello scorso anno è uscito il primo libro che abbiamo scritto su questo argomento, e nel maggio
proprio pochi giorni prima l'uscita del libro, io sono venuta qua in visita di questa meravigliosa azienda. Sono stata accolta da Giovanni Battista. Mi interesso di aziende che sono rispettose della natura e non solo, cioè la figura pioneristica dei fondatori, quindi di Tullia e di Gino, è molto vicina alla figura pioneristica di Ettore Majorana, di cui parleremo questa sera. L'incontro con la famiglia Girolomoni è stato molto affascinante anche con questo posto. Appena tornata a casa ho spedito a Giovanni il nostro libro. A settembre lui mi ha scritto una email nella quale diceva: buongiorno Roberta, durante le ferie mi sono letto il libro che naturalmente mi ha notevolmente impressionato. Non riesco ad avere una mia opinione al momento, forse sono ancora nella fase psicologica di rifiuto che descrivi nel libro stesso. Probabilmente se non ti avessi conosciuto di persona, visto che sono una persona seria, non avrei dato alcun peso al libro. Però grazie all'insegnamento di mio padre ho imparato che bisogna dare ascolto alle sentinelle e così ho iniziato a diffondere il verbo. E così oggi noi siamo qua, quindi il mio augurio è che anche voi diate ascolto alle sentinelle e vediamo cosa succede. Ettore Majorana, il suo nome è legato a due parole fondamentali: genio e mistero. Un genio già per i suoi contemporanei, nato a Catania nel 1906 da una famiglia già conosciuta sul suolo italico, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista scientifico. Il nonno era stato deputato del Regno d'Italia e anche ministro del commercio, del Ministero del Commercio, Agricoltura e dell'Artigianato. Il padre, ingegnere e dipendente del Ministero delle Telecomunicazioni, e lo zio più famoso, Quirino Majorana, fisico sperimentale, docente al Politecnico di Torino, alla Sapienza di Roma e all'Università di Bologna. Quindi nasce questo ragazzo in un contesto straordinario che poteva sostenere la genialità che aveva dimostrato, che iniziò a dimostrare fin da piccolo. Questa sua capacità di maneggiare i numeri con un'estrema genialità. Inizia, dopo gli studi classici, si iscrive a ingegneria per seguire le orme del padre, ma poi l'amico Segret va ad una conferenza, come voi questa sera, chissà cosa succederà dopo. Va ad una conferenza a sentire Enrico Fermi. All'epoca Enrico Fermi, sostenuto dalla politica di allora, era impegnato in una campagna di reclutamento delle menti più brillanti in campo scientifico sul suolo italico, italiano. L'idea era quella di riportare l'Italia ai tempi di Galileo Galilei. Il primato da quella volta era passato d'Oltralpe dal punto di vista scientifico, e quindi l'idea appunto era quella di creare un gruppo forte, i cosiddetti ragazzi di Via Panisperna. Segreva a questa conferenza di fisica quantistica, è impressionato, ne parla con Majorana, con Ettore, come lo chiamiamo noi, e entrambi si trasferiscono a fisica, e due anni dopo Ettore si laurea proprio con Enrico Fermi ad un'età a 23 anni, sì, vi lascio solo immaginare. L'incontro con Enrico Fermi è leggenda, ci viene descritto in maniera dettagliata da Amaldi, che era un altro dei ragazzi di Via Panisperna. Si racconta che Ettore venne invitato nell'edificio appunto in Via Panisperna, e Enrico Fermi gli fece vedere gli parlò di alcuni calcoli che stava facendo in quel momento. Si stava occupando della realizzazione di un nuovo modello statistico dell'atomo, e per questo stava utilizzando la più potente macchina di calcolo dell'epoca, ma in tante settimane di lavoro è riuscito solo a fare una tabella con alcuni numeri che sottopose a Ettore. Ettore la guardò, non disse niente, fece alcune domande e poi se ne andò. Era di poche parole. Ettore era interessato al saper fare, e era abbastanza schivo ma sempre molto gentile e molto umile nonostante le sue enormi capacità. Ritornò il giorno dopo, estrasse una sua tabella, chiese di vedere la tabella di Enrico Fermi, le confrontò e rassicurò Enrico Fermi che aveva fatto giusto. Quindi non era andato a vedere se lui aveva fatto giusto, in 24 ore senza l'uso di alcuna macchina era raggiunto agli stessi risultati.
Questa sua superiorità, questa sua capacità fece sì che l'entusiasmo iniziale di far parte di questo gruppo si trasformò ben presto in noia, cioè iniziò sempre molto gentile, ma non aveva lo stimolo intellettuale da parte delle altre persone che facevano parte di questo gruppo. Nei racconti lui viene definito il grande inquisitore, mentre Enrico Fermi era definito dai ragazzi il papa. C'è un anno fondamentale che è il 32. Nel 32 Ettore viene convinto ad andare all'estero e se ne andrà a Copenaghen e a Lipsia. In questa occasione incontrerà Heisenberg. E questo è un incontro molto importante nella sua vita, perché è un incontro animato da stima reciproca, stimolo intellettuale anche reciproco. Viene convinto a scrivere un articolo, mentre Fermi gli aveva chiesto mille volte di scrivere, lui era sempre reticente. Fino alla sua scomparsa lui scrisse in tutto 10 articoli, di cui uno pubblicato postumo grazie a Giovannino Gentile. Scrive un articolo appunto sulla Über die Kerntheorie, quindi sulla teoria dell'atomo. Heisenberg comincia a frequentare tutta una serie di congressi internazionali, a parlare di Majorana, e cominciano a piovere gli inviti a Majorana a Oxford, così come in Russia, eccetera, ma ovviamente lui non va. Quando ritorna nel 33, anzi, si ritira completamente dalla vita pubblica, si ritira. Le cronache dicono che addirittura non si dedicò più alla fisica in quel momento. Si dedicò ad altri studi come la medicina, come era innamorato di Pirandello, la letteratura, non si sa. Comunque la sua ulcera peggiorò, insomma, questo arco di tempo, visto anche cosa successe dopo, apre lo spiraglio a molte ipotesi, che cosa gli fosse passato per la testa. Era all'estero, era in contatto con le leggi razziali, l'applicazione delle leggi razziali, è entrato in contatto con altri scienziati che aveva visto forse in anticipo la possibilità tremenda della realizzazione della bomba atomica, chi lo sa. Fatto sta che comunque questo periodo finisce per fortuna, sempre grazie all'amico Gentile. Nel 36 viene convinto a insegnare un'ipotesi che aveva sempre escluso, e per lui viene realizzata ad hoc una cattedra di fisica teorica all'Università di Napoli, che gli viene conferita senza concorso, un genio, adesso. Senza concorso, per alta fama ed estrema perizia, lo stesso modo in cui venne assegnata una cattedra a Guglielmo Marconi. Il 13 gennaio del 38 tiene la sua prima lezione davanti a 5 studenti, soprattutto ragazze, pensate che anni. E lui insegnava nei giorni pari, il martedì, il giovedì e il sabato. Scrive delle lettere alla madre che tutto va bene, tutto questo. Però qualcosa succede. Il 25 marzo è un giorno di festa di 80 anni fa, era il 38, va in dipartimento, anche se non c'erano le lezioni, perché appunto era un giorno di festa, e lì incontra nella biblioteca la signorina senatore, una sua Gilda senatore, una sua allieva, e gli diede un plico con delle carte. Gli disse: signorina, tenga lei, ne parleremo più tardi. Ma quel più tardi non ci sarà mai, perché quella sera lui si imbarcò su un battello della linea Napoli-Palermo. A Palermo arrivò, e da Palermo scrisse anche a Carrelli, che era il direttore dell'Istituto di Fisica. Scrisse una strana lettera che, leggendola, poi alcuni intravidero i tratti di un possibile suicidio. Disse: mi dispiace, guarda, ho preso una decisione inevitabile, vedete di ricordarmi nei vostri cuori, così come vi ricorderò anch'io, almeno fino alle 11 di questa sera. Le 11 era l'orario di arrivo del battello a Palermo. Lui arrivò a Palermo e da Palermo scrisse una lettera a Carrelli e gli disse: il mare mi ha rifiutato, quindi ritorno, ma non insegnerò più. Ma in realtà non ritornò, quindi anche il lunedì viene dato l'avvio alle ricerche. Abitava all'epoca in un albergo, l'albergo Bologna a Napoli,
si trovò un biglietto per la famiglia dove si diceva: perdonatemi, non vestitevi di nero, al massimo per 3 giorni, ma conservate la mia memoria nei vostri cuori. Le ricerche non portano a nulla. La madre scrisse al duce più volte, dice: cercatelo nei conventi, magari hanno cercato, chissà, anche qui, cercatelo nei conventi. Era una persona estremamente religiosa, Ettore. Nel 39 le ricerche vengono sospese definitivamente e la cattedra viene assegnata a Carrelli. La storia che vi raccontiamo noi e con la quale noi siamo entrati in contatto dalle fonti dirette, queste fonti sono anche periziate, ci sono foto, ci sono lettere. Questa storia inizia 20 anni dopo, siamo il 1° maggio del 1958 e siamo in un convento italiano. Un giovane ragazzo di 20 anni, figlio o comunque sì, figlio appartenente ad una famiglia di imprenditori della provincia di Brescia, una famiglia che commercializzava scarpe, si reca quel giorno, quel 1° maggio, in un convento e lì fa un incontro come tanti altri con un frate particolare, però, che fa cadere dopo un po' il discorso con questo ragazzo, fa cadere il discorso sui numeri. I numeri erano la specialità di Rolando, così si chiama questo ragazzo, Rolando Pelizza, che oggi è un giovanotto di 80 anni. Parlando dei numeri, questo frate a un certo punto gli disse: guarda Rolando, gli diede un foglietto, gli disse: guarda, qua c'è un quesito matematico, prendilo, vai a casa, cerca di risolverlo e poi fammi avere la risposta come puoi, ma vedi di farlo entro una settimana. E mentre tutti sono impegnati nei saluti, nel congedo, eccetera, Rolando risolve questo quesito matematico, va dal frate e dice: veramente io ho già fatto, e gli dà la soluzione. E così questo frate capisce che era l'uomo che lui stava cercando. Ettore era un fisico teorico, abbiamo detto, nella teoria era il massimo, un genio al pari di Galileo e Newton, disse Enrico Fermi. Nella pratica però aveva delle non era come lo zio un fisico sperimentale, gli serviva un uomo di punta in grado di mettere in pratica quello che lui aveva scritto in formule, e quell'uomo era Rolando. Quindi gli propose di recarsi regolarmente in questo convento per apprendere una fisica ed una matematica completamente nuova, che nulla aveva a che fare con la matematica e la fisica di allora e nemmeno con quella attuale, se non sotto pochi aspetti. L'apprendistato durò 6 anni, fino al 64, al termine del quale c'è una lettera, queste vi diamo se avete interesse, non possiamo proiettare, ma potete vedere, c'è tutto in internet, è stato tutto pubblicato in internet, visibile, scaricabile, e queste lettere sono state periziate. C'è questa lettera di Ettore Majorana in cui si congratula con Rolando per aver concluso questa fase di studi e gli propone l'inizio di una nuova fase. C'è da dire anche che per un anno intero questo frate aveva nascosto la sua identità. E dopo un anno gli disse: guarda, io sono Ettore Majorana. E Rolando ci ha detto che aveva già intuito qualcosa, perché non solo per la straordinarietà degli insegnamenti, quanto anche per la grandezza umana, per l'amore che traspariva dagli insegnamenti che stava ricevendo. Perché Ettore aveva compreso le leggi della natura, il funzionamento della natura, era entrato così in intima connessione con la natura da riuscire a trascrivere in formule matematiche il suo funzionamento. La fisica attuale e la scienza attuale abusa della natura, abusa della nostra terra, perché non ne ha compreso veramente le leggi, ma le forza per poter non interagire, per poter dominare. Il nostro compito come razza umana è invece interagire con la natura, prenderci cura di questo pianeta e quindi comprendere realmente le leggi che regolano i funzionamenti dei meccanismi naturali e non solo. Non facendo questo, noi ci siamo portati in questo momento critico alle soglie dell'estinzione, di una possibile estinzione. Questo aveva già compreso Ettore. Tanti hanno supposto che la sua scomparsa fosse dovuta alla realizzazione della bomba atomica. Aveva visto quello che la scienza, che la conoscenza poteva portare, quindi la distruzione,
l'aveva visto per tempo e aveva deciso di ritirarsi. Questa è un'ipotesi, ma noi abbiamo compreso che lui aveva visto molto, ma molto più avanti. Quindi si ritira dalla vita pubblica, si ritira completamente, rinuncia ad una vita privata per dedicarsi ad una fisica e ad una matematica che avrebbero permesso alla razza umana di ottenere energia a costo zero, prima di tutto. Perché questo? Perché aveva visto come l'abuso incondizionato e l'utilizzo incondizionato delle risorse presenti del pianeta ci stava portando ad un punto di non ritorno, oltre che a un divario sociale all'origine di molte guerre. Quindi incarica Rolando di andare nel mondo a proporre questa possibilità. Che cosa successe però? Che Rolando non venne compreso sotto questa luce, ma si ritenne che queste conoscenze potessero essere usate per arricchire poche persone, invece che mettere queste informazioni al servizio del bene comune. Quindi la vita di Rolando è stata tutt'altro che facile. Rolando fu anche incarcerato, fu costretto all'esilio, 11 anni di esilio, nonostante tutto mantenne sempre i contatti con Ettore e ha continuato gli studi che loro stavano svolgendo. Perché? Perché quando hanno visto che la razza umana non era pronta a prendere la purezza, a prendere queste informazioni per raggiungere un benessere comune, ma per il bene di tutti, ma invece che di pensare solo all'arricchimento individuale, Ettore aveva capito una cosa, che è il centro dell'argomento di questo nostro intervento, che ci saremmo avvicinati ad un cambiamento climatico che avrebbe messo a rischio la sopravvivenza degli uomini sulla Terra. Pensate che nel 76 venne realizzato un dossier, Ettore realizzò un dossier che diede a Rolando affinché venisse dato alle autorità, ai politici dell'epoca, nel quale descriveva con esattezza quello che sarebbe accaduto, ma che è quello che noi abbiamo vissuto in questi anni, cioè descrive esattamente quello che sarebbe iniziato a succedere dal 2000 in poi, fino a raggiungere un momento limite tra il 22 e il 24, quindi dopodomani. Sì, direi che la mia parte, vi prego adesso di respirare, spiamo tutti, perché non è quello che noi vogliamo portare oggi è un risveglio delle sentinelle. Prendete quello che sentite onesto per voi, l'informazione che volete portare a casa. Il problema climatico è reale e di questo vi parlerà adesso Francesco. Grazie. Grazie Roberta, ormai ha detto quasi tutto, a me restano solo le briciole tecniche, no, sull'argomento. Ma prima di partire con la mia relazione volevo ringraziare Nino e Paolo per questa meravigliosa così occasione che ci danno di parlare a voi, ma soprattutto mi è caduto l'occhio sul loro volantino, no, che dice alla fine a tutti voi, ostinatamente giovani, anticonformisti dolci e diversamente creativi. Ecco, a me piace tantissimo questa affermazione che loro fanno, perché anch'io mi ostino a cercare di essere giovane. Sono un po' anticonformista, ma non quegli anticonformisti di rottura che vogliono distruggere tutto, ma quell'anticonformismo che cerca di andare contro il normale pensiero, che è quello che ci ha portato alla situazione in cui stiamo vivendo oggi. Ed anche diversamente creativi, perché solo con una nuova creatività che riusciremmo a trovare quel qualcosa che ci fa uscire dal pensiero che attualmente abbiamo. A questo punto divento un po' più tecnico e passo alla mia relazione. Io vi parlo di problema climatico. Il problema climatico nasce perché abbiamo rotto gli equilibri del nostro pianeta. Non sto a indagare su tutte le possibili rotture, che l'argomento è piuttosto complesso,
ma questa rottura d'equilibrio ha portato alla nascita di almeno tre grossi problemi, tre grosse alterazioni ambientali. La prima riguarda il famoso buco dell'ozono, che probabilmente voi tutti avete sentito parlare. Poi c'è un eccesso di CO2, di anidride carbonica, che l'insieme di questi fattori genera un altro problemino non banale, che è un eccesso di effetto serra. Ora vi illustro brevemente questi tre aspetti. Allora, il buco dell'ozono. Il buco dell'ozono non è che si crea un buco nel cielo, il cielo è già bucato, però c'è uno strato sopra di noi che viene chiamato proprio l'ozonosfera, in cui c'è dell'ozono diffuso, molto etereo, ce n'è pochissimo, ce n'è tanto poco che se lo schiacciassimo tutto sulla superficie della nostra Terra avremmo uno staterello di pochi centimetri di ozono compattato, quindi pochissima roba, di un vapore molto diffuso che c'è al di sopra di noi, a diversi chilometri d'altezza. Ebbene, buco dell'ozono significa che questa quantità di ozono lì presente ha cominciato a diminuire, e addirittura in certe zone del pianeta, soprattutto sopra l'Antartide, ha dato vita ad un vero e proprio buco, nel senso che in quella zona lì c'è un'area molto vasta in cui non c'è proprio più ozono. Ma perché è importante questo ozono? Perché pur in quella quantità minima che c'è al di sopra di noi, è preziosissimo per evitare che più del 99% delle radiazioni che il nostro Sole emette giungano direttamente sulla Terra. Per cui nel momento in cui viene a mancare, ne avremo più radiazioni solari. E penso che già molti di voi abbiano fatto l'esperienza, ma tanta radiazione solare significa, per esempio, tanti problemi alla pelle. Noi cominceremo gradualmente ad avere dei tumori alla pelle che non ci permetteranno più di vivere bene. Come pure tutti, non so, per dire una cosa banale, i cicli della fotosintesi clorofilliana vengono alterati da un eccesso di radiazione. Questo dà vita a tutto un insieme di cambiamenti sulla Terra che sono abbastanza pesanti. A questo aspetto si sovrappone il discorso della CO2. Noi ormai è da un sacco di tempo che usiamo i combustibili fossili. I combustibili fossili sono una caratteristica della nostra Terra, per cui l'anidride carbonica che viene immessa nell'atmosfera viene poi assorbita per esempio dagli alberi, i quali nella loro trasformazione tengono dentro questa anidride carbonica che poi con l'andare del tempo diventa ad esempio il carbone o il petrolio, se volete. Comunque la caratteristica tipica di questo processo è quella di accumulare carbonio, sapete quel famoso C nella tabella degli elementi chimici. Ebbene, quando noi poi andiamo a bruciare questo materiale, bruciamo petrolio, bruciamo carbone, questo carbonio torna fuori, si combina con l'ossigeno e dà vita alla CO2, famosa anidride carbonica, che quando eravamo in equilibrio nel nostro pianeta, questa anidride carbonica, pur stazionando dei tempi abbastanza lunghi, perché il ciclo completo del carbonio in atmosfera dura dai 100 ai 200 anni, pur in questa modifica veniva assorbito dagli alberi che lo restituivano alla Terra, in un ciclo poi anche più complesso in cui gli alberi stessi possono portare alla produzione di ossigeno che migliora tutto il sistema climatico complessivo. Comunque non voglio andare troppo sul difficile. Quindi abbiamo questo eccesso di anidride carbonica che staziona nella nostra atmosfera e dà vita all'inquinamento, perché anche noi respirare anidride carbonica non ci fa tanto bene, ma il problema grosso di questo momento è che un eccesso di anidride carbonica provoca un eccesso di effetto serra. Cosa succede? Succede che quando arrivano i raggi solari sulla Terra rimbalzano, quando rimbalzano cambiano, diciamo, frequenza,
tale che quando poi i raggi tentano di ripassare questo strato di anidride carbonica che c'è sopra, questo strato li ferma, proprio perché hanno cambiato frequenza nel loro tragitto di arrivo sulla Terra e di ritorno. Fermandosi è come se facessero stazionare del calore ulteriore sulla nostra Terra. Per cui gradualmente più anidride carbonica c'è, più calore si immagazzina. E anche l'effetto della mancanza di quel famoso ozono, facendoci arrivare più radiazioni, provoca un maggior calore sulla nostra Terra. Tenete conto che l'effetto serra è un effetto importantissimo, perché se non ci fosse un po' di effetto serra, noi qui non potremmo vivere. Avremmo come minimo una trentina di gradi di meno in questo momento, che se noi siamo sui 25-30 gradi non è neanche male, insomma a 0 gradi potremmo quasi vivere, ma mediamente avremo una temperatura dell'ordine dei 10 gradi su tutto il globo, con però dei picchi a meno 30, meno 40 che non permetterebbero una vita razionale sulla nostra Terra, se non come, che so, vivere in Siberia o vivere in Antartide nei periodi più freddi. Per cui non sarebbe una vita piacevole. Per cui ben venga l'effetto serra, ma non un effetto serra esagerato. Allora, se c'è troppo effetto serra, e qui ricordo di una conferenza che abbiamo fatto tempo addietro con un fisico del Ministero dell'Ambiente, lui ha tirato fuori un'espressione molto, molto simpatica, ha detto se ci scaldiamo troppo ci viene la febbre, la Terra ha la febbre, la Terra è ammalata. Il problema è che noi attualmente, con la scienza attuale, con le tecnologie attuali, non sappiamo come tirar via questa febbre al nostro pianeta. Quindi, la febbre è un sinonimo di malattia, no? Normalmente si dice. Ma qual è la malattia di questa Terra? Cosa succede alla Terra con questa febbre? Vabbè, qui penso lo sappiate meglio di me, perché ormai è abbastanza ben pubblicizzato dai nostri mass media. Abbiamo un disequilibrio climatico via via incrementale, via via sempre più forte. Provoca lo scioglimento di ghiacciai, innalza il livello dei mari. Quando il livello dei mari si alza, c'è più superficie esposta all'atmosfera, per cui c'è più trasferimento di umidità dal basso verso l'alto, causato anche da un eccesso di temperatura. Per cui più umidità nell'atmosfera, più umidità significa anche più precipitazioni. Qui abbiamo degli eventi climatici precipitativi fortissimi. Estremo caldo ed estremo freddo. Una constatazione così, è proprio che l'ho letta qualche tempo fa e di cui ho discusso anche con Rolando, il quale si è dimostrato molto preoccupato. Abbiamo degli eccessi di calore in alcuni spot, in alcuni punti specifici della nostra Terra. Per esempio, ce n'è stato uno anche qui, sopra la zona di Ravenna, l'estate scorsa, dove mediamente fuori c'era una trentina di gradi, in quel posto specifico lì c'era una cinquantina di gradi, 51-52 gradi. Quest'anno in Groenlandia c'è una zona dove mediamente il clima e la temperatura è tra i meno 15 e i meno 35 gradi in un certo periodo dell'anno. Quest'anno si sono avute 5 o 6 giornate in cui aveva una temperatura di 6 gradi. Uno sconvolgimento incredibile. Si altera il meccanismo di formazione dei venti, per cui i venti cominciano ad aumentare. L'anno scorso l'uragano Irma, di cui forse avete sentito parlare, è stato un uragano che non aveva una velocità particolarmente elevata, ma piuttosto elevata, era circa sui 300 km all'ora il vento che girava. Il grosso problema è che questo vento è durato per 36 ore di seguito, cosa mai successa prima in tutti gli uragani che erano stati misurati. Qui vedete, c'è tutto un susseguirsi di effetti che gradualmente ci portano ad avere un clima che potrebbe rimuovere la vita, se non altro la vita dell'uomo, da questo pianeta.
Allora, ritornando al discorso di quello che possiamo fare come sapere scientifico attuale, ebbene, non possiamo fare molto. Ci sono tante teorie che tentano di dare degli aggiustamenti, e però tutte, anche se messe assieme, non riescono a trattare il problema nella sua interezza e non riusciranno mai a cambiare quella enorme quantità di anidride carbonica che già staziona nell'aria. Potremmo intervenire con una certa forza su una minor emissione di anidride carbonica, che peraltro voi avete visto con l'emissione di anidride carbonica si sta parlando da quasi una trentina d'anni. Tutti i politici del mondo cercano di mettersi d'accordo per ridurre l'emissione, ma di fatto siamo ancora a un livello quasi zero. Anche l'anno scorso le emissioni sono ancora aumentate sul nostro pianeta. Ma comunque, anche se noi riuscissimo da oggi a domani di interrompere completamente la nuova emissione di anidride carbonica, ne abbiamo già troppa sopra. E questa troppa anidride carbonica ci sta portando al collasso. C'è da dire che il problema climatico è noto anche in ambito scientifico da diversi anni. E adesso qui non faccio una storia, comunque gli scienziati non sono tutti concordi nel dire quando questo degenererà. Attualmente gli scienziati più così allarmisti dicono che tra il 2030 e il 2040 avremo dei problemi gravissimi. Questa è la situazione attuale, quella che conosciamo come ambito scientifico e come ambito politico. Di fatto questa conoscenza non può fare quasi nulla sul problema che stiamo incontrando. E qui entra un discorso un po' diverso, che è il discorso portato avanti da Ettore Majorana. Roberta vi ha già accennato che nel 76 ha consegnato un dossier a Rolando Pelizza, nel quale elencava tutti i problemi che avrebbe avuto la Terra nel corso del tempo. E nel 20 dicembre 2000 ha mandato una lettera ad un fisico italiano che si chiama Erasmo Recami, forse qualcuno di voi lo conosce, che tra l'altro è uno dei fisici, vi mostro uno dei suoi libri, scritto questo libro che si chiama Il caso Majorana, in cui ha raccolto tutti i documenti, tutte le testimonianze di Ettore Majorana che ha lasciato fino al 38, fino all'anno in cui è sparito. Ed è di fatto il maggior conoscitore di Ettore Majorana da vivo, tra virgolette. Comunque, nel 20 dicembre 2000 ha mandato questa lettera a Recami, che vi leggo così giusto per conoscenza condivisa. Ci sono alcune cose prima, poi a un certo punto dice: quando parlo del futuro del nostro mondo mi riferisco al surriscaldamento del pianeta, cosa che avevo già previsto nel 76 quando diedi a Rolando una relazione dettagliata sul tema e le sue conseguenze. Dai primi sintomi all'inizio del 2000 all'incremento del problema a partire dal 2010, in seguito al quale è lecito aspettarsi delle vere e proprie catastrofi ambientali. Quando parla di catastrofi ambientali, io qui ho parlato con Rolando e gli ho chiesto: ma cosa ci può succedere? Ma tanto per dare così delle informazioni, l'acqua, quando abbiamo questa quantità d'acqua così notevole nell'atmosfera, non scendono più delle gocciole piccole come siamo abituati a vedere, ma gradualmente si radunerà sempre più acqua, per cui le gocce diventeranno come un bicchiere. Quindi avremo dei goccioloni così grandi o delle formazioni anche di ghiaccio delle stesse dimensioni che cadranno tutte all'improvviso sulla Terra. Quindi quelle che chiamiamo le cosiddette bombe d'acqua, che adesso siamo abituati a sentire, sappiate che saranno molto molto più forti nel futuro. Poi il vento, per esempio, quando parliamo di vento, adesso anche gli uragani, abbiamo un vento a 300 km all'ora, che è il massimo raggiunto, e questo gradualmente varierà, passerà dai 400 ai 600 km all'ora,
quindi degli uragani assolutamente distruttivi, in cui qualsiasi edificio, anche in cemento armato, rischia di venire giù. Per cui la situazione non è tranquilla. Ma qui, permettetemi di cambiare un po' stile, nel senso che sono stato già abbastanza così demolente, no? come atteggiamento. E qui, tra parentesi, faccio un appello al vostro anticonformismo. Se è vero che il pubblico è un po' anticonformista, dolce, come lo sono gli organizzatori. E dico quello, quando siamo un po' anticonformisti, ragioniamo in un modo un po' diverso a quello della gran parte della popolazione. Ovvero usiamo la nostra testa, la nostra ragione, in un modo leggermente diverso. Per esempio, quando ci vengono date delle informazioni, come stiamo dando oggi a noi, così strane, così impossibili, non reagiamo rifiutandole immediatamente, ma ci mettiamo un po' a pensare per vedere se hanno una ragione d'essere. Oppure, quando diciamo una cosa sconvolgente come quella del fatto che fra pochi anni potremmo non esserci più sulla Terra, non tendiamo a prendere questa informazione, a metterla da parte, come fa la maggior parte della gente, come fa la nostra stessa ragione, quando affronta un problema talmente grave da non poterlo risolvere. Quando abbiamo un ostacolo grossissimo davanti a noi, la nostra testa, per un senso di protezione di noi stessi, prende l'ostacolo e lo mette da lato e continua la sua vita normale. Ecco, io almeno per 5 minuti vorrei che voi non faceste questa deviazione del pensiero pesante che vi sto trasmettendo, ma capiate che effettivamente siamo in un momento difficile della nostra esistenza. E adesso riprendo il discorso dicendovi che c'è una speranza, ma una speranza bella forte, che pur sapendo che ci possono essere altre vie oltre a quella che vi sto raccontando, questa via sono certo che può essere una scappatoia importante per evitare che la razza umana finisca di vivere fra pochi anni. E la speranza è proprio nella nuova fisica, nella nuova matematica di Ettore. Grazie a questa fisica e a questa matematica sono stati fatti degli strumenti, grazie anche alla partecipazione di Rolando Pelizza, che fanno delle cose incredibili. E qui mi appello al vostro anticonformismo. Per un attimo, credete che quello che vi sto per dire è corretto. Quando dico cose incredibili, dico che questa macchina, nelle sue fasi iniziali, può cancellare la materia. Cancellare la materia significa che buttate un raggio di questa macchina contro, che so, tutte le immondizie di una certa discarica e lì si forma un buco. La materia sparisce. Già questo basterebbe per dare una regolata a un bel po' di problemi che abbiamo sulla Terra. Ma c'è di più. Avete sentito Roberta prima che vi ha detto della possibilità di generare energia a costo praticamente zero. Bene, c'è una fase successiva dello sviluppo di questa macchina che, diciamo, modificando un po' il funzionamento delle particelle all'interno della materia, riesce a scaldare questa materia e a farla diventare un corpo caldo. Quando parlo di caldo, caldo potrebbe essere, non so, pensate a un acciaio o una lamina di rame o qualcosa del genere che normalmente fonde a 1000 gradi. Bene, questa lamina qui potrebbe essere tenuta con pochissima energia a una temperatura costante di 500, 600, 700 gradi. Se poi attorno a questa lamina metallica ci mettiamo un contenitore d'acqua, il calore così elevato viene trasferito all'acqua e l'acqua calda può essere poi utilizzata tramite una turbina per generare corrente elettrica. Questo giochetto
viene fatto con una batteria di macchina come fornitrice di energia, che serve però praticamente solo nelle fasi iniziali, quando si dà l'avvio al funzionamento della macchina, dopo non serve neanche più. Per cui ha un costo energetico praticamente zero, voi avete una produzione di energia elettrica enorme. Ma c'è di più, e qui viene a legarsi anche l'utilizzo di cui all'atmosfera e di cui al problema climatico. Questa macchina è in grado di trasmutare la materia. Trasmutare cosa significa? Significa cambiare. Il problema da un punto di vista della nostra fisica non è nuovo. Ci sono già diversi esperimenti fatti anche negli anni 20, anche quando lavorava Majorana pubblicamente. C'erano degli esperimenti che vedevano che lanciando qualcosa contro una certa materia si poteva trasformare. Gli atomi si cambiavano e anziché avere, che so, prima piombo, potevate avere dell'uranio, come logica. Per cui non è un problema completamente nuovo. Però grazie alla fisica di Majorana si è capito che usando la trasmutazione in un modo diverso, cioè conoscendo le effettive basi che ci sono dietro a un cambio della materia del tipo che vi sto dicendo, si poteva operare una trasmutazione molto più efficiente, molto più efficace. E allora, se andate su internet, trovate un sacco di video legati a questa vicenda, in cui vedete la trasformazione di alcuni oggetti, degli oggetti di plastica che diventano, che so, di un altro materiale, diventano di acciaio. È un po' come se immaginaste, che so, questo microfono che adesso sto usando, gli lancio un raggio tramite questa macchina e diventa sabbia, mi sparisce tutto il microfono e mi trovo una macchietta di sabbia sotto. Questo discorso è importante perché un utilizzo oculato di questa macchina ci permette di andare a intervenire sull'atmosfera. Quando dico intervenire sull'atmosfera, dico che possiamo, ad esempio, chiudere il cosiddetto buco dell'ozono. Cioè possiamo ricreare dell'ozono in una certa fascia della nostra atmosfera, trasformando la materia preesistente. Perché anche questa fascia qui non è vuota. Probabilmente si sarà riempita di anidride carbonica, che magari è salita fino a quel livello. Per cui dice, se vado là e vedo che c'è dell'anidride carbonica, lancio il raggio attraverso questa macchina, cambio l'anidride carbonica la presente in ozono. Il problema però non è semplicissimo, perché bisogna sapere esattamente cosa c'è nelle varie zone del mondo. Allora a questo punto entra in gioco un discorso tecnologico così riconosciuto, che è quello della mappatura satellitare della nostra atmosfera. Ci sono delle apparecchiature collegate ai satelliti che ci permettono di capire quant'è la densità dei vari fluidi sospesi o dei vari gas presenti nell'atmosfera. Per cui sappiamo, da un punto di vista tecnologico normale, esattamente qual è la composizione della nostra atmosfera. Se andate sul sito della NASA avete anche delle mappature, proprio avete delle carte che vi presentano le varie zone della nostra atmosfera con le quantità di idrogeno piuttosto che di ossigeno, piuttosto che di azoto, piuttosto che di ozono e via dicendo. Per cui al discorso di andare a sostituire questa materia tramite la macchina di Rolando Pellizza e di Ettore Majorana, si deve sovrapporre una mappatura satellitare che permetta di conoscere esattamente la situazione della nostra atmosfera, e poi via via che questa viene modificata tramite questa macchina andare a capire se il lavoro è stato fatto bene, se è stato chiuso nei posti giusti, e gradualmente procedere finché non si rigenera quell'equilibrio a cui noi tutti tenderemo.
Roberta mi dice di non fare le conclusioni al mio discorso, per cui forse è meglio se lasciamo la parola a voi, se c'è qualche interesse specifico. Beh, non mi sembra ancora il tempo delle conclusioni, anzi io ho avuto l'impressione di ascoltare una premessa di un'ora alla fine della quale abbiamo scoperto che esiste una macchina che ha queste qualità prodigiose, per cui anche l'analisi dell'atmosfera mi sembra superflua. Cioè il problema vero è: questa macchina esiste? Sì, dov'è, come fate? Tutto qui il nocciolo. Cioè, non, il problema non è la composizione dell'atmosfera, l'esistenza di questa macchina, credo, no? Per cui secondo me adesso la fase della discussione dovrebbe portare qualcosa di un po' più consistente che dimostri in qualche modo l'esistenza, la fattibilità, la funzionalità di questa macchina. Risolto questo problema, noi ci possiamo trasformare tutto in quello che ci pare, trasformare le case in cibo. È chiaro che dopo l'applicazione non mancherà la fantasia alle persone per l'utilizzo, ma il problema vero è l'esistenza di questa macchina, verso la quale io e credo molti dei presenti nutriamo dei dubbi, per cui ti restituisco il microfono a che tu, voi, ci portiate testimonianza circa la realtà dell'esistenza di questa macchina. Ma al solito mi avete incastrato, perché io non voglio mai rispondere a questa domanda. Fuori da questa domanda non c'è discussione. Io vi posso assicurare che questa macchina esiste. Non esiste una, ce ne sono tante. Dove? Non è solo questa macchina. Dove? Qui, se no, di cosa parliamo? Del senso degli angeli. Andiamo a casa. Dov'è questa macchina? Io qui vorrei rinviarvi ad una fase così di acculturamento personale, per cui io vi rimando a dei libri, perché questa vicenda è una vicenda che, come avete sentito, è partita nel 58 con le prime conoscenze, però la prima fase, per esempio, di annichilazione della materia è uscita nel 1976, cioè i primi esperimenti pubblici sono stati fatti nel 70, pubblici per modo di dire, erano sempre dei privati e poca gente. Io, tra parentesi, ho parlato con alcune delle persone che hanno potuto assistere a questi esperimenti e tutti mi hanno inequivocabilmente rassicurato sull'esistenza della cosa. Poi ho potuto vedere numerosi strumenti trasformati da questa macchina, per esempio dei mattoni forati, delle monete cambiate da un materiale a un altro e via dicendo. Quindi ho un sacco di prove. Ho potuto vedere anche la macchina, ma non completamente costruita. E adesso questa domanda insistente di dirmi dove è la macchina, devo tirarvi fuori qualcosa da dire. Allora vi dirò che fino al 76 questa vicenda è stata seguita da molte persone, perché voi capite, se appena esce la notizia di un dispositivo così, così potente, subito, soprattutto i servizi segreti dei vari paesi, sanno la notizia e ci hanno messo la mano. Ora, non vi dico che servizi segreti, ma potrete anche intuire la cosa, e soprattutto lo intuirete andando a leggervi questi libri che poi magari vi consiglio. E il problema è che questi servizi segreti hanno tenuto sotto controllo questo Rolando Pelizza e anche Ettore Majorana per diversi anni, lasciandoli di fatto sviluppare le fasi successive di funzionamento di questa macchina, ma evitando con forza di fare in modo che Rolando e Ettore potessero usare per conto loro questa macchina e avere ad esempio i finanziamenti che potevano portare alla produzione di ulteriori macchine o alla diffusione di queste macchine sul mercato. Perché? Perché volevano tenere per loro questa macchina così importante. Questa macchina poi sono diverse macchine, se vogliamo, non è un'unica macchina, ci sono diverse fasi evolutive e ognuna di queste fasi ha una sua finalità che è bella forte, bella potente, come vi ho lasciato immaginare. Per cui c'è qualcuno che ha questo dispositivo,
e so per certo che ne ha più di uno, li hanno costruiti e li hanno migliorati anche negli aspetti tecnologici, però hanno un grosso problema, che senza Ettore, senza Rolando, pardon, non riescono a farla funzionare. Per due motivi, e qui mi lancio in un qualcosa di cui chiedo ancora di più la vostra... Non possiamo chiedere ancora fiducia se non... Allora, ti dico questo. Noi abbiamo avuto delle difficoltà anche personali raccontando questa storia. Cioè, è vero che è bruttissimo, e infatti noi perdiamo del tempo o investiamo del tempo anche a dire come possiamo raccontare senza provocare. Dire e non dire è la cosa più terribile, perché rimane sempre il dubbio: dov'è la macchina, perché non la usate, eccetera. Questo noi siamo costretti a non dare certe informazioni, ma non è quello che vi posso dire è che grazie a questa storia siamo entrati in contatto con altri che stanno utilizzando una nuova fisica per realizzare altre strumentazioni, altre macchine che fanno delle altre cose. Il principio è sempre quello che vi dicevamo, cioè quello di produrre energia a costo zero. Cioè, altri scienziati che interagiscono in un altro modo hanno compreso delle altre leggi. Adesso lasciate stare Majorana e magari questa macchina. Ci sono degli intrighi. Quando Francesco vi dice andate a leggervi certi libri, non parla dei nostri, parla di quelli originali. C'è un parente di Rolando Pellizza che ha raccolto tutta la storia di Rolando, che è una storia terribile. Cioè, è stato, lui dice in dettaglio, Rolando è ancora vivo. E c'è un sito sempre aggiornato, lui non vuole più, è stato intervistato anche pubblicamente, non vuole più uscire pubblicamente per lo scetticismo ovviamente che c'è. E su questo libro c'è scritto, con lui nel 76 ha presentato al governo italiano questa macchina, e gli hanno chiesto di... A quale ministero? In che senso? Al governo italiano, a chi? Tutti i governi italiani, da quegli anni fino agli ultimi, sapevano l'esistenza di questa macchina. Inizialmente nel 76 è stata presentata tramite un intrigo abbastanza complesso, comunque Andreotti sapeva perfettamente di questa cosa e ha trattato anche col governo americano la cosa. Nel 76 c'era un, forse qualcuno di voi se lo ricorda, un grosso fisico, si chiama Clementel, che era il capo dell'energia nucleare italiana, quale ha fatto fare degli esperimenti a Rolando Pellizza con questa macchina, e alla fine ha concluso che questa macchina faceva delle cose assolutamente al di fuori della fisica conosciuta allora. E quando ha saputo che Andreotti stava trattando con gli americani, ha detto: ma smettiamo di trattare con gli americani, teniamola in Italia questa macchina, come era anche il volere di Rolando. Solo che non è stato così. Per cui... chissà se è un compromesso storico. Comunque sta di fatto che Clementel, per esempio, che era veramente uno scienziato di punta del tempo, nel giro di pochi anni l'hanno buttato fuori dall'università e dopo poco è morto, anche perché si è ammalato, non si sa bene perché. Per cui quello che vorrei farvi capire è che c'è un modo di controllare il mondo, di pensare l'esistenza del mondo, che, come diceva anche Roberta prima, tende all'interesse personale o all'interesse di pochi e non all'interesse di tutta la comunità umana. Il raggio della morte. C'è stato uno scandalo, comunque questa storia è uscita anche sui giornali,
la storia di Rolando, sotto, forse vi ricorderete anche di questo raggio della morte. Venne proprio, lui venne, come si dice, venne accusato di aver costruito una macchina da guerra, il raggio della morte venne così chiamato, e per questo fu costretto, se ne andò, fu costretto all'esilio, se rimase fuori 11 anni dall'Italia, proprio perché su di lui pendeva questa accusa. Questo è... chi va a ricercare sui giornali, su questo testo ci sono anche delle informazioni dove potete andare a ritrovare questi ritagli, non solo bene, proprio per screditarlo, è tutto un lavoro appunto per screditare anche chi tocca queste informazioni, per screditare lo stesso Rolando, venne anche accusato di aver fatto parte del sequestro di una signora che apparteneva, che era imparentata con la famiglia Agnelli, tutta una serie di cose che sono tutte raccolte qui, cioè il cognato o questo Alfredo Ravelli ha fatto tutto un lavoro di raccolta di tutte queste informazioni di tutti questi anni, e sono state anche appunto raccolte con minuzia, certosina, periziate, eccetera. Quello che vuoi aggiungere, scusami? Io volevo dire che non fermiamoci su questa storia, per quanto appassionata, avvincente, controversa e quello che volete. Io vorrei un po' tirare così il discorso verso il significato di questa storia. Quello che per me, come così un po' studioso della cosa, è più appassionante è il fatto di aver trovato questa nuova fisica, cioè il fatto di sapere che sulla Terra c'è qualcuno che vede le cose in un modo talmente più approfondito e più ampio, per le quali noi potremmo avere una vita completamente diversa. Non ci sarebbe più il problema delle materie prime, non ci sarebbe più il problema dell'energia, non ci sarebbe più il problema dell'inquinamento. Per cui... E non ci sarebbe neanche più il problema economico se noi riuscissimo a mettere in moto questa macchina. Ma questo non succederà finché una buona parte di noi non sarà convinta che si può vivere in un modo diverso da quello che stiamo facendo adesso. Adesso noi stiamo vivendo un mondo che è guidato dal potere, chiamiamolo così. Il potere di pochi che vuole avere la supremazia su tutti gli altri. Non è più guidato da un potere che vuole il bene di tutti gli altri, forse non è stato mai nella storia, ma adesso è un momento in cui, se non facciamo questo cambiamento di pensiero, noi tutti saltiamo perché abbiamo utilizzato un pensiero sbagliato sull'umanità che ci porta alla fine. Perché, come sapete, in qualsiasi ambiente, in qualsiasi in qualsiasi sistema, se c'è un qualcosa che dimostra di non essere utile a quel sistema nel suo insieme, a un certo punto viene messo da lato, viene escluso. E questo potrebbe succedere a noi se noi non riusciamo a pensare di essere utili per la nostra comunità, per il nostro insieme, ma pensiamo di essere utili solo per noi stessi, non facciamo il gioco del sistema nel suo insieme, e a un certo punto verremo eliminati perché saremo inutili. Sì, adesso cedo il microfono a che il pubblico possa fare domande. Io insisto, non stiamo parlando di una nuova Fiat che consuma la metà del solito. La macchina ha una tale potenzialità che io dubito che si possa riuscire a mantenere segreta una scoperta del genere per tutti questi anni, qualora esistesse veramente. Poi se invece, come è parso di capire, si ipotizza l'esistenza sì, ma la non funzionalità, poiché è necessaria la presenza di Majorana oppure di Rolando Pelizza, già questa è una cosa diversa, cioè forse c'è questa macchina che forse potrebbe funzionare, ma ancora non abbiamo l'applicativo delle conoscenze per poterla far funzionare. Già qui ci può stare, ma che questa macchina sia esista, abbia questa capacità prodigiosa e che la si tenga celata, nascosta,
nonostante la bravura di tutti i servizi segreti o l'oscurantismo che possiamo immaginare, dubito che si possa arrivare a tanto, perché è una macchina, giustamente, come avete ripetuto, che scardina completamente i paradigmi della fisica per come la conosciamo. E non è uno scherzo. Non mi pare una cosa da sotterfugio, da massoneria, talmente grande che non si potrebbe non venire a conoscenza di questa cosa. Posso capire che ci sia l'interesse a gestirla, manipolarla per interessi privati degli stati, quelle cose là che ben conosciamo, quello è il genere umano, lo sappiamo. Lasciamo stare quella parte lì, che è relativa più a una dimensione sociologica, antropologica. Relativamente all'aspetto fisico, scientifico, questa macchina c'è, non c'è, funziona o non funziona? Questa è la domanda, secondo me. Risolta questa, poi dopo tutte le applicazioni, le problematiche, ci autodistruggeremo come umanità, è probabile, ci salviamo, dubito, non lo so, ma quello viene in seconda battuta, secondo me. È vera questa cosa di Majorana che ha insegnato a questo ragazzo a costruire una macchina che ha questa capacità prodigiosa? Sì o no? Risolto questo problema, poi a monte, cioè a valle, vengono fuori tutti gli altri interrogativi che vengono dopo, però, secondo me. Sentiamo qualche domanda, prego. Passa il microfono, per favore. No, io invece rimanderei in seconda battuta il problema della macchina, ma come base importante dei dubbi sollevati fino adesso, mi pare che sia necessario ripercorrere cronologicamente delle date che sono fondamentali per capire quando è morto Majorana, in che periodo esatto ha incontrato Rolando, ma innanzitutto, se parla nel 2000 con Rolando, Majorana aveva 94 anni, per cui oggi è vivo Majorana. Ma poi, quando Erasmo Recani ha pubblicato Il mistero Majorana nel 2000, mi pare che era, che fosse già a conoscenza della esistenza e quindi dell'esistenza in vita di Majorana. E come mai, nonostante ciò, non abbia invertito la sua ipotesi del Sud America, l'ipotesi che non si trattasse di crisi mistica e quindi del suo ritiro in un convento? Io ho questi dubbi di carattere biografico, cioè cronologico. Poi il resto, la macchina, se è in fase sperimentale, uscirà comunque dalla sperimentazione e noi potremmo, nell'arco, spero, di pochi anni, fruirne i benefici. Ma sarebbe importante da parte vostra chiarire cronologicamente, con prove testimoniali, con prove provate, cioè evidenti, con evidenza scientifica, la data di morte di Majorana, dove, quando e in che modo, perché così si fa chiarezza su tutto. Grazie. Grazie. Vediamo se vi ricordo tutte le sue domande. Allora, dalla prima che ha fatto, lei diceva di chiarire esattamente il periodo in cui Ettore e Rolando si sono frequentati. Allora, l'incontro è avvenuto il 1° maggio del 1958. L'ultima informazione che noi abbiamo, che c'è di Ettore Majorana, risale al 2006 ed è una lettera. Una lettera proprio a Erasmo Recami. Erasmo Recami non Allora, comunicazione di servizio, andiamo nel salone. L'incontro 1° maggio 1958, l'ultima informazione della sua esistenza è una lettera del 2006 inviata a Erasmo Recami. Erasmo Recami non ha mai sposato la teoria del Venezuela. Non vedo quel signore che mi ha fatto la domanda, se no guardo. Ah sì, ecco. Scusi. No, la biografia di Majorana, due biografie, la prima di Leonardo Sciascia, che dava l'ipotesi
della Costituzione, che è ritiro in un convento, non si sa in quale parte. No, Sasha dice esattamente, parla della Certosa, sì, di San Serra. E fuori, mentre nella Mistero Maiorana apre le porte. Adesso dopo vi traduco la domanda, prego. Sia quella potenziale, ma anche l'ipotesi che si venga addirittura Argentina e poi Venezuela. Questo è chiaro, cioè non è. Quando si può leggere, ma il dubbio che io ho sollevato è rispetto agli anni, le date. Se Ricani pubblica una biografia del suo intimo amico, cioè compagno di università nonché di ricerca, e poi non c'è una differenza di età, tra, sì, non sono compagni. Sono compagni, però la viene dalla stessa scuola, dalla stessa ambiente della fisica. Allora, mi meraviglia il fatto che pur avendo la notizia e la certezza dell'esistenza in vita di Maiorana, non mi parli del titolo, non aggiunge nessuna prova. E questo che mi solleva, diciamo, un enorme dubbio dal punto di vista biografico. E quindi quell'aspetto poi della sperimentazione della magia, tutto il resto è conseguenziale. Allora, per quanto riguarda le teorie che lei ha letto, c'è stato un articolo uscito sull'Espresso, appena è stato riaperto il caso a motivo del Venezuela, in cui Erasmo Recame dice: un sommelier si fida della sua lunga esperienza di lavoro, e come quel sommelier, insomma, mi piaceva, per questo mi ricordo questa cosa, come quel sommelier io sono sicuro che Ettore non è il signor Vini che viene ipotizzato per l'apertura del caso in America Latina. Dice che probabilmente Ettore aveva cose ben più grandi da fare, ma è bellissima quella citazione, ce l'abbiamo da qualche parte. Indipendentemente da questo, noi siamo in contatto via email con Erasmo Recami, il quale dice: le lettere sono originali, riguardo i contenuti lui ha dei dubbi, le lettere di Ettore Maiorana sono state tutte periziate, c'è una perizia calligrafica della dottoressa Sara Chantal, anche questo è stato pubblicato su internet, poi a chi interessa diamo, è pubblico, se voi googlate trovate anche gli indirizzi dove trovare questi documenti. E la stessa cosa anche per quanto riguarda i video, sono stati periziati dall'ingegnere Fittiello. Riguardo all'età, vabbè, 2006 significa che aveva 100 anni, allora che il principio di funzionamento di questa macchina è conosciuto, lo conoscete voi, lo conosce il signore lì, penso che è il momento di metterlo in mano al mondo scientifico, che ci siano delle riunioni fisici, di gente che fanno, che discutono di quello, sia veramente una cosa talmente straordinaria. È importante che tante università ricercano di quello, lo migliorano, e darle il suo valore scientifico e non più segreto. Lei dice è per proteggere l'utilizzazione, ma non è possibile, o rimane veramente confidenziale, o se si vuole diffondere ci saranno dei buoni e dei cattivi, ma si diffonderà. Grazie. Sì, una considerazione profondamente logica, solo che vorrei dirvi che Rolando sta cercando di diffondere questa cosa da 76, quindi sono 40 anni e più, e non c'è ancora riuscito. Ci deve essere un motivo per cui non è ancora riuscito. Ma perché non funziona sta macchina se non ci sono tutti? Questo non l'hai detto. Questo io non vi ho detto, perché non funziona se non c'è lui. Beh, lui ha delle formule che lui inserisce in questa macchina, le ultime versioni sono inserite a livello di computer,
però c'è un'altra cosa, e qui è il, questo fa parte della fisica proprio di Majorana, della stravolgente novità della fisica di Majorana. Fisica di Majorana ha capito come funziona il pensiero, il nostro pensiero umano e non solo. Il nostro mondo di fatto dietro ha una fisica che si basa sull'attivazione data dal pensiero. Se non c'è il pensiero corretto per attivare questa macchina non funziona e non è ferma. Qui si apre un discorso molto, molto ampio, che è proprio quello della funzione del nostro pensiero. Ed è un argomento bellissimo che noi stiamo studiando da diversi anni, perché diciamo che il pensiero è lo strumento che noi abbiamo per collegarci tra la parte fisica dove noi siamo con una parte non fisica, che è quella che però gestisce, fa funzionare, crea la parte fisica. Per cui tramite questo meraviglioso strumento noi riusciamo ad andare oltre, e da quell'oltre poi riusciamo a tornare indietro. E questo è esattamente quello che fa la macchina di Majorana, ma che fa soprattutto la fisica che lui è riuscito a scoprire, è riuscito ad intuire. Infatti io non so se posso anticipare quella che è la conclusione che volevo farvi già all'inizio della mia relazione, ma la grande novità di questa fisica di Majorana è che ci dice che è giunto il momento di far pace fra la scienza, la nostra ragione, il nostro intelletto e la spiritualità, cioè ciò che va oltre la scienza. Perché questo? Perché grazie a questa fisica si è capito che sono due aspetti della vita, sono i due nostri aspetti. Noi abbiamo un aspetto fisico, ma abbiamo un aspetto non fisico, e l'importante è riuscire a gestire l'aspetto non fisico, perché questo poi si ripercuote nella fisicità. Io vi lascio anche con una frase che ho scritto nel nostro libro, che la ripetiamo più volte. Io dico che con questa nuova fisica si torna a collegare la ragione con l'intuizione, la materia con l'oltre materia, la scienza con lo spirito e finalmente l'uomo con Dio. Noi non siamo esseri solo fisici, siamo esseri che provengono dallo spirito. Quello che posso dire io a conclusione, o quasi, credo, è che le sentinelle sono state attivate. Questa è la buona notizia, che in qualche modo ognuno di voi si è attivato qualcosa in una direzione o nell'altra. Usate quello che è successo in voi questa sera, sia sotto forma di resistenza, sia sotto forma di interesse risvegliato. Guardate i segni, guardatevi attorno in modo critico. Persone come Wilhelm Reich o come Tesla o altri inventori conosciutissimi hanno avuto una vita terribile, la loro storia anche ufficiale non è mai stata divulgata. A noi ci è stato dato la vita ci ha portato davanti questa biografia incredibilmente controversa, quindi noi portiamo avanti questo, ma forse il fatto che sia così controversa fa sì che la gente si scuota e cominci a riflettere anche su... Io sono una storica e so che la storia ufficiale non ha niente a che fare con la storia vera. La storia vera si scrive da tutt'altra parte, anzi non viene neanche scritta. La storia ufficiale è guidata dalla politica, sostanzialmente, è la storia dei vincitori, sostanzialmente. Viene mandata in giro per manipolare la gente e controllarla. Adesso siete tutti pensatori liberi. Il pensiero crea la realtà nella quale noi viviamo, e questa è la forza che ci permetterà di superare questo momento. Ma prima di tutto dobbiamo comprendere a che punto ci troviamo, quindi tenete conto che delle priorità. Il problema climatico è un problema
attuale e reale, questa è la priorità assoluta. Come voi vi ponete di fronte a questo? È la vostra personale storia, la vostra personale occasione di crescita che noi sosteniamo con alcune informazioni o comunque che noi, è un percorso che noi facciamo insieme a voi perché apparteniamo alla stessa razza umana che vuole andare avanti su questa terra, ma in armonia con la terra. Questo è stato l'errore che abbiamo fatto fino a questo punto, quindi insieme, in armonia con la terra, aprendo gli occhi che le leggi della fisica attuale non fanno acqua da tutte le parti, c'è un'altra realtà ed è straordinaria. Abbiamo poteri infiniti, ma parallelamente dobbiamo crescere anche nel cuore, nella sensibilità, nel modo in cui noi ci rispettiamo come persone, nel modo in cui noi rispettiamo la terra, eccetera. Quindi ci sarà un'altra responsabilità ad animare le nostre azioni. Grazie. Un'ultima curiosità, me la permetto, ma avete presentato questa storia ai responsabile del CERN di Ginevra, che mi pare un ente super partes, no? Esterna agli interessi governativi, mi pare, no? Mi pare che siano gli scienziati da questo punto di vista. Non rispondo direttamente alla tua domanda, ma vi dirò che questo argomento è stato presentato lo scorso anno negli Stati Uniti, uno dei più grossi convegni mondiali che si fa sulla coscienza, su cos'è la coscienza e direttamente cos'è il pensiero. E sono scienziati come... Dove sono scienziati, adesso c'era Penrose, non so se avete mai sentito parlare, per esempio, c'erano direi i più grossi scienziati, i più grossi neurologi che attualmente stanno studiando cosa succede nella testa quando noi ragioniamo, quando noi pensiamo e via dicendo, ma c'erano anche degli spiritualisti, c'erano delle persone di mezzo, nel senso che sono parzialmente scientifici e parzialmente spirituali. Comunque è stata un'occasione di scambio che a parte che mi ha arricchito particolarmente, ma mi ha dato anche la possibilità di sentire il polso di qual è la scienza di questo momento in relazione a questo problema specifico. E il polso è stato controverso, perché quando ho esposto la cosa alcuni scienziati mi hanno dato del ridicolo, come ci hanno chiamato l'ultima volta, siamo dei cialtroni, ma altri scienziati sono venuti vicino, sono diventati tra parentesi anche degli amici, come probabilmente la maggiore esperta in questo momento al mondo di ricerca sul cancro, la quale è stata invitata anche recentemente a Vienna per un convegno al quale abbiamo in qualche modo partecipato, e questa persona ci ha detto assolutamente siete sulla buona strada, perché anche noi facendo questa ricerca scientifica sulla biologia proprio del cancro, noi riscontriamo chiaramente che non è più un problema solamente fisico, c'è qualcosa che travalica il fisico, ci sono chiamiamole istruzioni eteree che danno l'istruzione al fisico di funzionare in un certo modo, e finché questo non si capirà non ne veniamo fuori. Ma quindi scusi, senza diciamo un illuminato questa macchina non andrebbe, non può funzionare? No, non è vero, questa macchina funziona se sappiamo usare correttamente il pensiero. Appunto, voglio dire. E ci sono diverse persone a questo mondo che sanno usare correttamente il pensiero. Quindi sfruttando queste persone, utilizzando queste persone, la macchina potrebbe funzionare. Però è la responsabilità di ognuno di noi, e in questo momento, in questa fase di sviluppo, c'è come una energia planetaria che sostiene il fatto che ognuno di noi si risvegli con queste capacità, perché è una capacità di ognuno di noi, non possiamo delegare più. È la nostra responsabilità. Grazie. Parlando delle sentinelle, c'era una citazione che ho sentito spesso in bocca a Gina Girolamo, quando citando Isaia diceva che sentinella a che punto è la notte, poi adesso un'amica mi ha fatto notare che in,
di questa comunicazione di eventi del 2019 che stanno dietro è riportata un'altra citazione da Isaia, ve la leggo. Sulla pianura Gerusalemme, opposto delle sentinelle, che per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Questo è l'augurio che queste sentinelle effettivamente si attivino, questo è un luogo in cui le sentinelle ci sono, transitano, sono molto vicini. Auguriamo una lunga vita a Rolando perché è tutto nelle sue mani più o meno adesso per quello che riguarda lo sviluppo della macchina. Grazie a tutti dell'attenzione e rimaniamo qua per la cena aspettando che poi il tempo ci permetta di fare lo spettacolo teatrale all'esterno. Grazie.